A Francavilla al Mare oggi nonna Elena compie 105 anni e lei, l'ultima discendente dei Davalos, che è diventata famosa per un motivo particolare, il perché ce lo rivela proprio il nostro Luca Pompei, collegato in diretta con noi. Buongiorno Luca. Buongiorno Anna, sì, tra le tante storie legate a questa fantastica storia di nonna Elena Mastrocinque, che oggi compie 105 anni, è un video realizzato dal figlio, il regista Bruno Tarallo, in pieno lockdown, pubblicato su YouTube, un video che ha pensate, ha raccolto 6 milioni di visualizzazioni. E da lì le attenzioni del regista Gabriele Salvatores, che l'ha voluta tra le protagoniste del famoso docufilm legato al lockdown in Italia. Vi faccio vedere la foto scattata proprio questa mattina, nonna Elena. I tanti auguri dei nostri amici di Facebook, i suoi segreti, la lettura e i cibi fritti. Sembrerà assurdo, Anna, ma di solito si dice che le persone molto longeve hanno una buona alimentazione. Nonna Elena ci ha detto: ma quale buona alimentazione? Io mangio tutto ciò che mi piace, tra questi anche i cibi fritti. Questa sera alle 18 ci sarà la visita della sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, che consegnerà a nonna Elena e al figlio Bruno Tarallo una tavola. Per questi primi 105 anni, ci verrebbe da dire, una storia davvero favolosa, perché lo ricordavi giustamente tu, è l'ultima discendente dei Davalos, napoletana d'origine, ma in Abruzzo da più di 30 anni. E niente, questa sera diretta social alle 18, direttamente da casa di nonna Elena. A te, Anna.